A me mi sembra che la maggior parte vuol ritornare in fabbrica. Non si sa. Prima contiamoli. Ma non li vedi? Contarli. Poco da contare, si vede, no? Insomma, questa è una decisione importante. E io voglio il conto dei voti uno per uno. Va bene, facciamo la controprova. Giù le mani. Chi è contrario a tornare in fabbrica e vuole continuare lo sciopero, alzi la mano. Va bene adesso? Contiamoli. Professore. Scusate, scusate. Nella fretta ho persino dimenticato gli occhiali. Ma anche se non vi distingo tutti, so lo stesso che ha votato per la continuazione della lotta. Barbero! Sì, professore! Oggi e sempre! Bene, lo sapevo. Gallesio! Ma non mi tiro indietro! Bravo, bravo. Bardella! Come mai? Non è venuto Bardella? Sono qua. Anche tu sei passato con gli altri. Sono tutti cagoni! Calma, calma. Calma, amici, calma. Calma. No, non è vero, non sono dei cagoni. Sono la maggioranza. E la maggioranza è la voce della saggezza. Siete voi dei pazzi, tu, Barbero, tu! Voi che pretendete di lavorare solo 13 ore al giorno, di guadagnare 3 soldi di più, voi che volete evitare l'ospizio, l'ospedale. La maggioranza invece è saggia. Sa che questo salario in fondo è sufficiente. Tant'è vero che nessuno è ancora morto di fame. Sa che secondo le statistiche questo orario provoca solo il 20% degli infortuni. Quanti siete qui? 500? Ebbene, vuol dire che soltanto un centinaio di voi toccherà di finire storti. Tu, Baglietto, o tu, Occhi Pinti, o tua figlia Gasperina. Mondino! Mondino, dove sei? Sono qui. Fatti vedere. È questo che vuole la maggioranza. Ma non è vero, lei lo sa. Per 30 giorni abbiamo tirato la ciglia. Abbiamo perso, non l'ha capito? Chi lo dice? A tutti. Ragazzi, non è vero. Non è vero che abbiamo perso. È solo che siamo arrivati al momento più delicato. Vince la battaglia, chi dura un'ora di più. I padroni stanno peggio di noi, non può essere diversamente. Ma chi ce l'ha detto lei? Ma io lo so, ho studiato queste cose, dovete credermi! Ma qui non è più questione di credere! Le credenze sono vuote! Anche pance! Le vostre pance saranno sempre più vuote! E anche quelle dei vostri figli! Se abbandonerete la battaglia, i padroni vinceranno sempre! E quella fabbrica che vi dà solo miseria e fatica, a loro darà maggiore ricchezza e potenza! Ma la fabbrica è mica nostra! Come non è vostra? Chi ci lavora 14 ore al giorno, tutti i giorni, per tutta la vita? Chi ci butta sangue e sudore? No! Allora prendetela, la fabbrica è vostra! Tornateci, sì, ma per occuparla! Dovete far capire a tutti che ci tenete più che la vostra casa! Fate capire ai padroni, alla città, al governo, che lì è la vostra vita! La vostra morte!